Cure sempre più difficili in Sardegna, anche purtroppo per chi ha un tumore. Milena Orciana, 56 anni, di Tortolì. Lei scopre di avere un cancro pochi mesi fa. A oggi non è stata ancora curata e ha deciso di andare oltremare. Cos'è successo? È successo che a seguito di uno screening effettuato alla Nusei, ovviamente sto raccontando la mia storia dal principio, cercherò di essere sintetica e chiara. Alla Nusei, appunto, che sono stati bravissimi, e questo ci tengo a sottolinearlo, hanno evidenziato prima attraverso la mammografia, poi attraverso la risonanza mammaria e mammella particolare che c'era una situazione sospetta, un sospetto carcinoma al seno destro. E da lì la mia decisione di cercare di curarmi il più possibile a casa mia. E quindi mi sono rivolta al Policlinico di Monserrato. Mi è stata fissata la mia prima visita il 17 maggio di quest'anno, lo ricordo, la ricordo questa data perché per me è una data speciale. Mi sono appunto recata al policlinico, equipaggiata del mio CD che appunto conteneva, la mia risonanza mammaria. E lì scopro che non riuscivano assolutamente a leggere questo CD. E vabbè, comunque al di là di questo primo intoppo, decidono ovviamente di sottopormi a tutta una serie di esami, quindi sto parlando oltre che di mammografia ed ecografia, che sono gli esami principe, mi hanno fatto anche una biopsia guidata, diverse E ecografie, arriviamo poi ad diverse. agosto, quando lei deve subire l'intervento. E quindi arriviamo ad agosto perché loro decidono, senza indagare, questo ci tengo a precisarlo, sul mio cosiddetto all'epoca tumore maligno, decidono di fissare la data per l'intervento, dando per scontato che quel tumore esisteva. Arriviamo alla data dell'intervento. E poco prima di recarmi in sala operatoria, ma ero già pronta per essere operata, praticamente attraverso una ecografia dell'ultimo minuto, lo stesso radiologo che mi aveva fatto i precedenti esami, improvvisamente la sento esclamare: "Io non lo vedo questo tumore, ma dalle mie parti questo che cos'è? Ma chi ne li ha fatti gli esami?" Io gli rispondo: "Me li ha fatti lei?" Ecco, quindi Nessuna loro risposta. sostengono che non ci sia più il tumore, non lo vedono più. Siamo ad agosto, che No, no. giorno esattamente? Stiamo parlando di adesso il giorno esatto. Eravamo proprio a fine A agosto, fine intorno agosto. al 30 al 31. Lei a quel Magari punto mi. decide di andare allo IEO, esattamente quando? Allora, praticamente a quel punto decido di rivolgermi allo IEO e allo IEO mi fissano l'appuntamento per settembre. Arrivo allo IEO e la radiologa dello IEO praticamente non fa altro che prendere il mio CD ed individuare il mio tumore, che da lì non si era mai spostato. Lei sarà quindi Ed è lì che operata io di la. che cosa e quando? Allora, io sarò, a me è stato riconosciuto un carcinoma infiltrante di grado medio. Dovrò subire una mastectomia e sto appunto in questo momento, avendo già fatto il pre-ricovero, sto aspettando la fatidica chiamata per poter essere operato. Lei che cosa ha da dire alla fine? Perché ovviamente è una vicenda particolare e delicata. Lei farà qualche azione legale a intervento superato? Decisamente ci sto pensando e non solo cercherò di intraprendere un'azione legale.